In tanti stiamo pensando a come risolvere il problema delle carni rosse, degli insaccati, da come sostituirli sulla nostra tavola dopo il giusto, ma al tempo stesso condannabile allarme dell'OMS. Ebbene, proprio in queste ore arriva uno studio di Charles Spence, uno psicologo dell'Università di Oxford, il quale ci ricorda che il gusto è un'illusione, che metà del sapore degli alimenti dipende dagli ingredienti, come la consistenza, il colore, persino il rumore che fanno quando li si mangia. La prima ricerca di Spence in questo campo, premiata con un IG Nobel, ha dimostrato che chi mangia le patatine le crede più o meno fresche a seconda del suono che fanno. In seguito, gli esperimenti del ricercatore inglese hanno scoperto che una mousse ha un sapore più dolce del 10% se viene mangiata in un contenitore bianco piuttosto che in uno nero, e che il gusto del caffè è giudicato più intenso se è bevuto in una tazza bianca invece che in una trasparente. Solo quest'anno, tra gli articoli pubblicati da Spence, ce n'è uno che dimostra che i biscotti sembrano più croccanti se hanno la superficie liscia e che i consumatori al supermercato hanno il doppio di probabilità di preferire succhi di frutta che hanno l'etichetta concava, che ricorda un sorriso, piuttosto che una convessa che invece sembra un volto aggrottato. Tutti questi esperimenti, uniti ad altri esempi, dimostrano, secondo questo geniale psicologo Spence, che il senso del gusto non è completamente isolato dagli altri e che anzi, vista, udito e tatto, contribuiscono per metà della sensazione provata. E buona parte degli studi in questo campo è finanziato dalle industrie, ma ci sono anche applicazioni al di fuori, come nel caso degli anziani. Gli over 70, ad esempio, vivono in un mondo dal sapore completamente differente, dice Spence, ma possono comunque apprezzare colori, forme e suoni. Come possiamo far ottimizzare le loro sensazioni? Alcune ricerche, spiega, hanno notato che gli anziani devono aggiungere il doppio del sale ad una zuppa per ottenere lo stesso sapore. Ma attenzione, questo effetto può essere mitigato presentando la zuppa, ad esempio, in un piatto blu, un colore che viene associato agli alimenti salati. Anche la perdita di olfatto, tipica degli anziani, potrebbe essere controbilanciata accompagnando il cibo con degli effetti sonori.